Allora, andiamo a vedere i risultati della classifica proprio che poc'anzi accennava Paolo. Andrea Pescina 3-0, Cosenza Ravenna 2-2, Foggia Pescara 1-0. Questo è il risultato clamoroso, Paolo. La Cavese di Stringara vince per 2-0 contro il Giulianova, Lanciano Rimini 1-0, ma Rimini che ha giocato per gran parte della gara in 10 uomini. Real Marcianise Ternana 4-0, malissimo la Ternana, benissimo la Real Marcianise di Boccolini. Potenza Portogruaro 0-3, Reggiana Spal 0-1, Verona Taranto 1-0. Graduatoria. Vorrei un tuo commento su questa classifica, parlando anche appunto dei playoff e dei playout, perché una classifica così io non la ricordo. Addirittura adesso Taranto e Ravenna rischiano di andare ai playout e 2 settimane fa speravano di giocarsi ai playoff. Eh sì, quanto riguarda il Taranto, quest'anno davvero tantissimi problemi. I giocatori non capiscono cosa può essere successo e tantomeno non capiscono come venire fuori da questa situazione veramente Però è difficile. pazzesca, perché a 40 dove c'è No, è Lanciano una squadra che sembra in caduta libera, sinceramente. però dico proprio come classifica, Paolo, è pazzesca, Partendo, cioè. sì, incredibile, 6 punti a 180 Cioè qui punti dalla 4 fine. punti o 3 punti di differenza vanno, ma la Cavese con 2 punti in più potrebbe davvero sperare in maniera concreta per i playoff. Qua devono concatenarsi molti risultati. Sì, assolutamente, ma se non vinceva ieri a Giulianova, E se non, vi, veramente un se non dovesse abbruzzismo vincere gigantesco. anche domenica si potrebbe trovare in difficoltà. Questa è. Però vincendo potrebbe rientrare per i playoff, è pazzesco. È incredibile veramente questo finale di stagione per la prima divisione girone B. Siamo alla 32ª partita di campionato e ancora gli equilibri non si sono mentre spezzati. per il primo posto Pescara addio alla E promozione diretta. credo proprio che non ci volesse la sconfitta di ieri lo Zaccheria di Foggia. Tra l'altro è giunta davanti una grande squadra di Foggia, una squadra che sta risalendo in classifica, non è ancora fuori dai play-off, però ieri veramente ha Eh sì. fatto una partita strepitosa, ritrovando anche parte del proprio pubblico. Bene, il Verona non contava essere belli e nemmeno spettacolari ieri, contava solamente vincere. E allora ti vogliamo far vedere, proprio per questo abbiamo preparato 2 cartelli, volevamo mostrare dopo, ma giustamente sono già pronti. Allora prego Paolo, così li commentiamo assieme. Questa è la volata promozione. Sì, come dicevo prima, Verona non bellissimo, non convincente, però Rimini e ha Portogruaro. saputo soffrire al momento giusto portando a casa i 3 punti, che erano una cosa fondamentale. Meglio nel primo tempo, nella ripresa invece gialloblu sotto ritmo con poca volontà di chiudere la partita. Però parliamo del Parliamo cartello. della cartella, fammi solamente dire che Tanto ci abbiamo il Remondina servizio. va a debuttare e recupera Dalla Bona per la prima volta in campo, potrebbe essere un giocatore molto Allora, importante. qua dal cartello Rimini e Portogruaro per il Verona, Cosenza e Verona per il Portogruaro, Potenza e Real Marcianise per il Pescara, chi Pescara che vedi? ha sicuramente il calendario più facile sulla carta, Portogruaro che affronterà il Cosenza che secondo me difficilmente riuscirà a rientrare in una zona dei playoff, e credo che tutto si deciderà All'ultimo. all'ultima di campionato, allo stadio Bentegodi, lo scontro In diretto diretta su Rai Sport Verona-Portogruaro. più, tra Ricordando che l'altro. se le 3 squadre Arrivano a dovessero pari arrivare a punti. pari punti, al momento la squadra avvantaggiata è Portogruaro. Bisogna Nel vedere però caso come rimanere, finisce. esatto. Infatti. Tra i due sogni, quello del Potenza di lasciare l'ultimo posto della classifica per essere retrocessi solo dalla giustizia sportiva e quello del Portogruaro di rimanere sul treno promozione, ha prevalso quello più reale con il Portogruaro vittorioso per 3-0, ma magia dei sogni senza mandare in frantumi il Potenza. Il possesso di palla, infatti, è rossoblu, molte azioni ma poche finalizzazioni, fattori invertiti invece per i Veneti e il risultato che in questo caso cambia. La mira la prende Altiniera al nono, ma a fare centro, dopo 2 minuti, è Mattielling che paralizza della corte. Poi tutto riprende come prima, il Potenza che preme, il Portogruaro pronto a ripartire e a pungere, prima con la punta spuntata, quella di Marchi che da 2 passi fallisce il raddoppio e dopo le solite azioni in percussione del trio Catania, Prezzerace, le solite lacune nella zona tiro, ecco la punta più che aguzza di Altinier che imita Miccoli, si gira, guarda la porta e centra l'angolo proibito per Della Corte. Nella ripresa il copione non cambia, il Portogruaro tiene sempre allerta i cecchini con Della Corte che questa volta frena Altinier e il Potenza con Magliocco al posto di Giannusa che tenta di risalire la china. Tanta generosità ma poca precisione con Espinal che tenta di dare una mano al ritardatario Magliocco al 14°, per poco non becca il suo portiere, ma al 32° lo stesso Espinal si fa perdonare e dopo l'uscita azzardata di Della Corte su Bocalon centra di testa la porta vuota e mette il sigillo sulla vittoria. Io ho tracciato un sogno da raggiungere, quello di arrivare al Bentegodi e avere gli stessi punti, ma l'ho detto 2 mesi fa. Su questo stiamo lavorando e vedo che ogni volta mi continua a dare la soddisfazione. Penso che ormai siamo vicini a questa meta. Abbiamo trovato
una grande squadra ben organizzata che sono venuti qui per fare la partita, per cercare di portare via i tre punti, e ci sono riusciti. Hanno dei buoni giocatori davanti e ci hanno messo in difficoltà. La consolazione per il Potenza, gli applausi a fine gara per i giocatori e soprattutto per l'allenatore Capuano, per il quale gli Ultras hanno invocato la carica di sindaco e al quale hanno rivolto l'invito a rimanere anche per la prossima stagione. Mai nella mia carriera mi era capitata una cosa del genere dopo una sconfitta, e ritengo che se qualcuno volesse prendere il Potenza, io a questo punto dovrei pensare molto per andare via.